Altre aree italiane hanno saputo costruire un solido futuro proprio su quanto hanno ricevuto e conservato dal passato. E poi lancia la proposta del Festival della Farsa, che ho appreso, di cui ho appreso proprio sfogliando queste. Penso che al di là di tutto, con Milena condividevate anche questo, il fatto di poter recuperare un substrato storico irpino che potesse essere valevole per il futuro. Non è solo l'idea di scavare, di guardare cosa c'è sotto, ma è il passato che proietta il futuro. È esattamente quello che dicevo, cioè diciamo che la preistoria nostra, irpina, è sempre stata bistrattata, no? Scavi non sono stati fatti, quello che teniamo sono raccolte di superficie. Milena ha messo insieme tutto lo scibile sulla preistoria e ce l'ha consegnato. E da questo chi studia anche le epoche successive trae giovamento, sa da dove partire e ha un confronto costruttivo col passato. Io appunto, leggendo il suo contributo, mi rendo conto che anche il popolo sannita e il popolo irpino altro non era che la gente di mezzo, popolo di mezzo, come lo già lo definiva Milena, per appunto la nostra irpina. Leggendo il contributo di Milena Saponara sulla preistoria irpina, a me sembrava come sintesi di poter dire che lei dice c'è ancora tanto da studiare. I reperti che abbiamo sono zero praticamente e quindi non ci resta niente altro da fare che rimboccarci le maniche e lavorare. Non sono tanto i reperti zero, perché i reperti noi ce ne abbiamo depositi pieni, abbiamo tanto, tantissimo materiale, è lo studio che manca, è lo studio perché Milena lo diceva dei cantieri, ma la stessa cosa succede anche quando noi andiamo a confrontarci con lo studio, perché lo studio presuppone un impegno, presuppone energie, presuppone tempo che noi sottraiamo al lavoro. E se non studiamo non possiamo pubblicare, non possiamo restituire la storia. E noi la storia è fatta dagli archeologi, è fatta dallo scavo, è fatta dallo studio. Quindi noi materiali ne abbiamo tantissimi, serve lo studio. Vuole dire qualcosa sul suo intervento, sul suo contributo che riguarda la necropoli di Carife, le necropoli di Carife e Castel Baronia? Vabbè, io diciamo il mio è un articolo, un contributo un po' più specifico perché io mi sono occupata, appunto, io mi occupo di Sannio e di Irpini in particolare, mi occupo di questi secoli, insomma, di VI, V e IV secolo, che sono i secoli pieni per l'Irpinia e per i Sanniti in particolare, e mi sono occupata appunto di Carife perché ho avuto modo di studiarla per la mia tesi di specializzazione. E ho continuato appunto questo discorso di popolo di mezzo, un popolo che si confronta con entrambe le sponde, sia il Tirreno da questa parte sia con l'Adriatico dall'altra, che comunica con diverse popolazioni, che comunica con i Dauni, che comunica con la Basilicata, con la Calabria, insomma, che comunica con gli Etruschi portando materiali provenienti dall'Etrusca. Dall'Etruria, scusa, e quindi è un popolo che sa dialogare, un popolo non solo appunto come siamo abituati a dire, un popolo di barbari, un popolo che non conosce la cultura, un popolo fiero, un popolo bellicoso. No, siamo un popolo acculturato che sapevamo e sapeva parlare con altri popoli, che controllava passaggi e che era in grado di dare e di ricevere da altre popolazioni. Grazie a Pierina Simone, questo testo Irpini voluminoso, ma non tanto il peso della carta quanto il peso della cultura che c'è dentro. Irpini, le genti del lupo, Delta 3 edizioni, oltre alla cura e ai testi di Romualdo Marandino, leggo velocemente gli altri autori: Milena Saponara, Flavio Castaldo, Pierina De Simone, Romualdo Marandino, già detto, Nicola Trunfio, Luigi Lariccia, Giovanni Ferrante. E c'è la collaborazione di Raffaella Aldorasi. Grazie, se vuole aggiungere qualcosa, Irina De Simone, l'archeologa, e ci ha detto anche del suo rapporto diretto con Milena, quindi se vuole può aggiungere quello che vuole. No, io quello che appunto voglio far capire, voglio far passare è che Milena per noi Irpine è, no, è stata, è fondamentale.
Grazie.